Mi ami tu? Questa è la domanda che risuona oggi nel nostro cuore e che continuerà a risuonare nel nostro cuore fino a quando rimarremo in comunione di cuore con Gesù. Mi ami tu? Mi ami tu? Mi ami tu? Ecco il nostro Gesù che parla al nostro cuore e ci rivolge questa domanda, che rimane scolpita nel cuore, scolpita con il fuoco dello Spirito, affinché ognuno di noi sempre la possa ascoltare, da cuore a cuore, ascoltare la voce dello Spirito che in ogni momento, ma soprattutto nei momenti di prove e di difficoltà, ci dice: mi ami tu? E nei momenti di gioia, mi ami tu? Ecco il nostro Gesù, ecco la voce dello Spirito, del Cristo risorto, che viene oggi per incidere a fuoco nel cuore questa domanda: mi ami tu? Continuiamo a meditare il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, dopo aver fatto così domenica scorsa e completando oggi la meditazione di questo brano così profondo che abbiamo letto e continuiamo a leggere in chiave scatologica, ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni che ci proietta all'ultima fase dei tempi, ultimi tempi della storia di Dio. Ed è un nuovo inizio. Gesù si rivolge a Pietro non chiamandolo con il nome che egli gli aveva dato, Pietro appunto, ma lo chiama con il suo nome, Simone, Simone di Giovanni. Quindi è un nuovo inizio, una chiamata nella chiamata che il risorto formula nuovamente a Pietro, colui che rimarrà Pietro, ma passando per una nuova professione di fede che Gesù gli fa fare. Ecco quella triplice domanda, quel tre volte domandargli pubblicamente: mi ami tu? Così come per tre volte Pietro pubblicamente lo aveva rinnegato, ora tre volte Gesù gli chiede di pubblicamente rinnovare la sua professione di fede. E Pietro lo fa. Certo, Signore, io ti amo. Ed è particolare il fatto che nella prima domanda Gesù sottolinea: mi ami tu più di costoro? E coloro che sono a fianco sono i fratelli, gli apostoli. Ecco che in questo momento Gesù ribadisce davanti a loro il primato di Pietro, più di costoro. Non è un voler diminuire l'amore degli altri, ma un voler mettere nuovamente in evidenza quel primato che già Gesù aveva conferito a Pietro in precedenza. Gesù non ritira la chiamata. Nel momento in cui ci si ristabilisce e si riprende il cammino, nonostante la caduta, la chiamata rimane, purché vi sia la volontà viva di rialzarsi e vincere, ancor di più rispetto a prima. Poi vi è questo riferimento ai tempi, questa triplice domanda, questo chiedere tre volte. In chiave escatologica questo ci porta a scandire il tempo. Noi sappiamo che per Dio un giorno sono come 1.000 anni e 1.000 anni come un giorno. Questo è nel Salmo 89 ed è anche nella seconda lettera di Pietro. E questo quindi scandire il tempo per tre volte ci porta ai 3 millenni. Primo, secondo, terzo, dove tutto si compie. Maria accorcia il tempo del padre. Ecco la preghiera di colei che è madre, che va incontro ai suoi figli e accorcia il tempo. Così come abbiamo sperimentato nei 3 giorni della resurrezione, che in realtà sono 3 giorni molto corti, che non corrispondono al tempo dell'uomo. Ecco che la preghiera della madre fa breccia nel cuore del padre e accorcia il tempo. All'alba tutto si compie, così come all'alba del terzo giorno Gesù risorge, ecco che all'alba del terzo millennio tutto si compie. Gesù chiede e attende la risposta, e la risposta non è mai scontata.
Perché Pietro, rimanendo umile, e questo va evidenziato, ecco l'umiltà di Pietro che si contrappone alla superbia di chi invece ha tradito Giuda e non ha avuto l'umiltà di abbassarsi, chinarsi, chiedere perdono e ripartire. Qui invece Pietro manifesta la sua umiltà, ma con umiltà risponde. E la risposta è necessaria. Ed è una risposta che è una proclamazione pubblica, così come abbiamo detto poc'anzi. E nella Chiesa e nella chiamata questo è importante, così come sono importanti le proclamazioni pubbliche. Ecco perché questa Chiesa ha voluto pubblicamente proclamare, ad esempio, il dogma della fede, che stabilisce che Maria è corredentrice. È importante pubblicamente proclamare e il proprio amore e la propria appartenenza e anche ciò che è vero, distinguendo il vero dal falso. Ecco la risposta di Pietro. Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Tu sai tutto, arriva a dire Pietro, mettendo in evidenza l'onniscienza di Gesù. Gesù che tutto sa e tutto vede. Ecco il richiamo anche all'onniscienza, l'occhio del Padre, il Padre onnisciente, che tutto vede, la preveggenza del Padre. E Gesù sapeva ciò che sarebbe accaduto. Ecco perché per 3 volte pone quella domanda fino a quando Pietro, addolorato nella terza volta, manifesta la sua risposta. Ecco il dolore di Pietro nella terza domanda, che fa prefigurare quello che sarebbe successo nel terzo tempo, nel terzo millennio. Ecco quel dolore di Pietro che è addolorato. Nel momento in cui leggiamo anche la conclusione della seconda lettera di Pietro, troviamo le parole di questo grande santo che ci accompagnano e ci aiutano a comprendere la sua profondità, la sua viva fede e anche il suo seguire Gesù in questo scorrere del tempo. Ecco il terzo capitolo della seconda lettera di Pietro. Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore un giorno è come 1.000 anni e 1.000 anni come un giorno. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con quanto c'è in essa sarà distrutta. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà, attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno. E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Ecco queste parole che ci proiettano a vivere il tempo ultimo che stiamo vivendo, quei cieli nuovi e quella terra nuova che il Padre qui ha stabilito, dove la sua giustizia regnerà. Ecco ciò che stiamo vivendo, ecco il compimento. Ed ecco ancora, in questo brano che riprendiamo, riprendendo la risposta che Gesù dà a Pietro, pasci. Nel momento in cui Pietro risponde, sì, ti amo, ecco allora l'invito, il comando, pasci. I miei agnelli, le mie pecorelle, pasci. Ecco il riferimento all'essere pastore. Ecco il primato di Pietro, pastore dei pastori, pontefice della Chiesa nascente. Non si sarebbe dovuta dividere la Chiesa lungo questi secoli, sarebbe dovuta rimanere una. Sofferenza arreca al cuore di Gesù il fatto che i cristiani si siano divisi in diverse chiese. Una era e doveva rimanere la Chiesa.
seguendo l'insegnamento degli apostoli che hanno riconosciuto in Pietro, seppur nell'errore, hanno riconosciuto quell'uno che Gesù aveva scelto per guidarli. Ecco il primato ribadito da Gesù ed ecco anche quella fedeltà manifestata dai suoi amici, che mai l'hanno messa in discussione. Così doveva essere nei secoli e così dovrà essere se vogliamo che Gesù possa regnare sulla terra. La Chiesa deve tornare ad essere unita. Queste divisioni tra i cristiani devono terminare per potersi riunire nell'unica Chiesa, una santa e universale di Cristo. Miei agnelli, mie pecorelle, dice Gesù. Di chi è il gregge? È di Dio, di Gesù, dello Spirito di Cristo. L'uomo deve servire lo Spirito, non impadronirsene per portare il gregge altrove. Ecco quelle parole profetiche che Gesù pronuncia a Pietro nel momento in cui sarai vecchio, l'ultima fase della sua vita. Ecco che ritorna quest'ultimo tempo. Che cosa succede nell'ultimo tempo, quando sarai vecchio? Succede che sarai portato da altro, da un altro dove tu non vorrai. Vi è sì un riferimento fisico alla morte di Pietro, ma in chiave escatologica dobbiamo ben comprendere il riferimento spirituale. Sarai portato da un altro dove tu non vorrai essere condotto. Un altro ti sta portando via il gregge, le pecorelle, quello spirito di fedeltà e di unione che tu hai professato a Cristo. Ecco la profezia che nel terzo e ultimo tempo si compie, si è compiuta, manifestando il tradimento di una casa guidata da un vertice che sta portando lontano il gregge dagli insegnamenti autentici di Gesù, di quel Pietro fedele a Gesù. Un altro. Tanto ha sofferto la Chiesa in quest'ultimo tempo. Tanti sono stati gli avvertimenti del Padre. Non tutti gli ultimi pontificati hanno rispecchiato la volontà del Padre, ma sicuramente, ecco il pontificato, ma sicuramente vi sono stati pontefici che nell'ultimo tempo hanno sofferto, come non pensare a Paolo VI, che ha denunciato il fumo di Satana che era entrato nel Vaticano. Ecco la sua grande sofferenza. Come non pensare a Giovanni Paolo I, morto tragicamente dopo 33 giorni di pontificato. Morte accidentale. Come non pensare a Giovanni Paolo II, al suo traghettare la Chiesa nel terzo millennio e a tutte le sofferenze che ha dovuto vivere, causate da chi, alimentato da un altro spirito, già allora spingeva per portare il gregge altrove. Ecco poi l'ultimo pontificato di quella casa, il Benedetto XVI, che ha pregato, ha chiesto aiuto ai fedeli per non scappare, non fuggire davanti ai lupi, che ben vedeva di fronte a sé. Poi non è riuscito ad affrontare quei lupi. Ed ecco l'intervento dello Spirito del Padre che prende per mano la Chiesa, prende per mano le pecorelle e gli agnelli e porta tutto avanti, per portare tutto a compimento. Ecco questa Chiesa, sorta all'alba del terzo millennio. E che cosa dice a Pietro Gesù? Seguimi, Pietro, seguimi, non ti preoccupare di ciò che nella vecchiaia ti capiterà, seguimi. Ecco l'invito rivolto a coloro che vogliono essere fedeli a Pietro, penso ai tradizionalisti, coloro che vogliono rimanere fedeli. Gesù dice loro, seguitemi, seguimi, non ti preoccupare, seguimi. Primo, seguimi. Ed ecco che compare Giovanni, l'apostolo dell'amore, il cui spirito procede nella storia. Lascia che venga, dirà Gesù a Pietro poco dopo, lascia che mi segua.
Ecco allora che comprendiamo anche in questo quello spirito vivo dell'apostolo dell'amore. Così come era stato per il Battista, e Gesù aveva esplicitato che lo spirito di Elia era nel Battista, uno spirito che procede nella storia. Quindi comprendiamo che quello spirito, che è entrato in diversi uomini, procede nella storia. 1. Giovanni il Battista. 2. Giovanni l'Evangelista. 3. Pietro. Seguimi. Ecco quello spirito che lo deve seguire. E così, per analogia, comprendiamo che anche lo spirito di Giacomo, 4, è uno spirito che procede. 3 erano gli amici cari di Gesù, che portava sempre con sé, Pietro, Giacomo e Giovanni. Lo spirito di questi tre avanza nella storia, così come, prima ancora esplicitato, lo spirito del Battista. Ecco lo spirito di questi quattro uomini che avanza nella storia, ed è vivo e presente, e segue Gesù nel suo procedere. Ed ecco che nel momento in cui Gesù parla di Giovanni e si rivolge a Giovanni, lo poteva chiamare in tanti modi, ma lo chiama e lo identifica quando Giovanni, nell'ultima cena del Giovedì Santo, era vicino a Gesù a causa del tradimento. Ecco che ritorna questo riferimento al tradimento, sì di Giuda, ma al tradimento che, portato in chiave escatologica degli ultimi tempi, fa comprendere ancora una volta un altro indizio: il tradimento che sarebbe avvenuto nel terzo e ultimo tempo. Il tradimento di quella Chiesa che Pietro e Giovanni avevano contribuito a fondare, quel cortile di quella Chiesa, perché la Chiesa di Cristo è intramontabile ed eterna e mai affonderà. Ma quel cortile è venuto meno. Ecco allora le parole rivelate dallo Spirito a Giovanni, l'apostolo dell'amore, che le ha messe nero su bianco in quel libro, libro dell'Apocalisse, dove si preannuncia la caduta di Babilonia, dove a gran voce il cielo invita il popolo ad uscire da Babilonia: esci popolo mio, per entrare nella nuova Gerusalemme, cieli nuovi e terra nuova, dove il Padre ha stabilito la sua dimora. Ecco questo riferimento che anche in questa seconda parte di questo brano vi è. Bisogna comprendere le scritture alla luce dello Spirito. Ecco quel finché io venga che Gesù proclama a Giovanni, finché io venga, tempo della mia venuta. Ecco Gesù bambino sceso dal cielo, venuto in quell'itinerario che ci porta a vivere la nuova Gerusalemme. Così come quando Gesù, ascendendo al cielo, in un'altra rivelazione fatta alla donna di Dio, Maria Giuseppina Norcia, disse: mentre salivo al cielo, già vedevo i tempi futuri. E quindi rivedevo me bambino scendere in una terra lontana da dove ero nato, e una bambina giocare sul prato. Ecco che mentre Gesù ascendeva al cielo, così è stato rivelato al cuore di questa fanciulla, e non abbiamo motivo di dubitare che ciò è verità, già vedeva i cieli nuovi e la terra nuova che il Padre aveva preparato, e Gesù che torna bambino per preparare l'itinerario del suo ritorno. Ecco questo unico filo che congiunge la Sacra Scrittura all'azione dello Spirito che procede nella storia, per portare a compimento tutto, finché io venga. Così come San Paolo riprende questo concetto nella sua prima lettera ai Corinzi, parlando dell'Eucarestia, introducendo quell'Eucarestia che sarebbe stata fatta nuova nel momento in cui Gesù sarebbe tornato. Molto profondo questo tema, che poi riprenderemo. Ed ecco la frase finale che Gesù rivolge a Pietro, che per tanti è disarmante: che importa a te? Tu seguimi. Ecco il secondo seguimi. Non ti preoccupare di ciò che io voglio fare della mia Chiesa, tu seguimi. E questa voce deve essere rivolta e ascoltata oggi da tanti che vorrebbero dettare l'agenda a Gesù su come negli ultimi tempi, nel momento in cui tutto ciò avviene, si dovrebbe fare. Che importa a te? Tu seguimi. Nessuno può sindacare ciò che Gesù e il Padre stabiliscono, hanno stabilito. L'importante è seguire Gesù e rimanere fedele ai suoi insegnamenti. Questo sì. L'importante è rimanere in quell'amore. Mi ami tu? Ecco l'amore che vince e che fa vincere. Ecco l'amore verso Dio,
Ditelo, cari fedeli, a Gesù ti amo tanto. È bello sentirselo dire. Gesù gioisce nel sentirselo dire, come la sposa gioisce nel sentirsi dire ti amo dallo sposo. Così come lo sposo desidera sentirsi dire dalla propria amata ti amo. Tu lo sai che io ti amo, però è bello sentirselo dire. Ecco la domanda di Gesù ed ecco la risposta. Tu lo sai che ti amo. Lo so che lo sai, ma dimmelo. Ecco l'amore che trionfa, l'amore che prende il sopravvento. Solo così potremo dare gioia al nostro Gesù. Solo così potremo dare gioia e lenire la sua sofferenza causata dal tradimento di chi mai avrebbe dovuto tradirlo e tradire Pietro e tradire Giovanni e tradire tutti quegli amici che si sono prodigati e così i santi e i martiri nel tempo per amore della Chiesa di Cristo. Alti i cuori, fratelli, alti i cuori per dare gioia al nostro Gesù. A quanti conservano e conserveranno la fede in Cristo risorto, sarà data la possibilità di vivere eternamente, combattere l'iniquità e proclamare il nome di Dio. A quanti vivono la fede, combattendo per essa lo sguardo vigile del Padre, affinché nell'essenza e nella sostanza sia manifestato il suo nome. A quanti manifestano l'appartenenza a Cristo, sarà dato il potere di vincere ogni nemico, sottomettere l'ipocrisia e rendere stabile la pace su questa terra. Maria Santissima ci ottenga la grazia di amare Gesù offrendogli la nostra vita, la nostra quotidianità, per rimanere a Lui fedele come ella, sposa fedele, madre fedele, regina del cielo e della terra, corredentrice universale, ha fatto, fa e per sempre farà, nei secoli dei secoli. Amen.